Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Scusate un po' il ritardo nella pubblicazione del video, ma questa mattina le cose da fare sono state parecchie. Parto con la notizia riguardo l'ufficio postale. Già settimana scorsa avevo parlato di una proroga nella chiusura e anche quest'oggi è arrivata una comunicazione dalle Poste Italiane che dice che l'ufficio postale di Fagnano Lona riaprirà il 20 di settembre, mentre nel giorno 18-19 settembre anche l'ufficio dedicato di Olgiate sarà chiuso proprio per consentire il trasferimento da Olgiate a Fagnano. Questa mattina ho firmato il decreto per avviare l'iter di consegna e di proposta delle civiche benemerenze, il premio a buon fin che viene consegnato durante la festa patronale di San Gaudenzio, che quest'anno verrà celebrata il 21 di gennaio. Pertanto nei prossimi giorni sulla sezione notizie del sito internet troverete il bando con i moduli dove potrete in quel frangente presentare le candidature delle persone che secondo voi sono meritevoli di civica benemerenza e che poi verranno vagliate da una commissione apposita che deciderà chi saranno i destinatari delle benemerenze. Sempre sul sito internet trovate la notizia riguardo i voucher per i centri estivi, quindi chi ha utilizzato i centri estivi all'interno del comune di Fagnano Lona potrà andare sul sito a vedere la notizia per chiedere appunto i voucher di sostegno alle spese portate avanti in questo periodo. Per gli eventi della settimana partiamo che domani alle ore 18 nella sala pluriuso della biblioteca c'è la rassegna caffè con l'autore. L'autore Davide Basile presenterà il suo libro dal titolo Prospettiva Alfa. Sempre domani, evento attesissimo dai fagnanesi e non solo, visto che ha anche una risonanza dal punto di vista provinciale, torna la Notte Bianca, non più mezza, perché l'evento inizierà alle ore 19 e si concluderà alla 1 di domenica. Invito tutti a seguire sui social, ci sono anche nei vari negozi le cartine con i vari eventi in tutta la zona pedonale, che è ampia anche quest'anno, e invito tutti a partecipare nel modo più gioioso che una manifestazione come questa possa dare alla nostra comunità. Mentre domenica alle ore 21 presso Calipolis la compagnia teatrale La Marmotta presenta lo spettacolo del Berretto a Sonagli, è un evento benefico di raccolta fondi, invito tutti a partecipare numerosi anche in questa occasione. Mentre per lunedì 11 alle ore 17, questo non è un evento, ma è un incontro più per le famiglie dei figli che inizieranno la scuola il giorno successivo, il Comune, la GIASC e il CIRFUD incontrano tutte le famiglie appunto prima dell'inizio dell'anno scolastico assieme alla scuola. Il link, perché è una riunione online, verrà inviato dall'Istituto Comprensivo di Fagnano Lona. Come appunto dicevo, martedì 12 inizieranno ufficialmente le scuole, l'anno scolastico 2023-2024, farò in modo di essere presente in tutti i plessi scolastici per portare l'augurio di buon inizio a tutti i nostri ragazzi del nostro paese. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova, un buon inizio anno scolastico ai ragazzi e ragazze di Fagnano Lona e al prossimo video. Grazie a tutti.